Cari amici, bentrovati. Riprendiamo le nostre riflessioni che ci introducono all'ascolto della pagina evangelica e delle sacre scritture che ascolteremo nella messa partecipando alla liturgia delle nostre comunità. Il Santo Padre, Papa Paolo VI, diceva che il cristianesimo non è facile ma è felice. Altre volte abbiamo fatto riferimento a questa sua espressione, ma mi sembra opportuno recuperarla perché le scritture che proclameremo e che ascolteremo in questa tredicesima domenica del tempo ordinario ci portano proprio a cogliere la portata di quello che il Santo Pontefice asseriva. Allora ci facciamo subito una domanda un po' a bruciapelo. Perché il cristianesimo è difficile? Perché non è mai acquietante? Non è per gli arrivati, non è per chi non intende avere fastidi, non è per coloro che pensano di avere ormai raggiunto Dio e di averlo inquadrato in un proprio schema di idee e di comportamento. La vita cristiana è difficile perché è una vita sempre attraversata da una sana inquietudine. Quella che in fondo il profeta Elia manifesta al profeta Eliseo nella prima lettura che ascolteremo. Sai bene che cosa ho fatto di te. Ecco perché il cristianesimo non è facile. Perché bisogna diventare quello che un altro ha fatto di noi. Ascoltiamo allora la pagina evangelica di questa domenica su cui ritorneremo insieme dopo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Ecco, abbiamo detto che il cristianesimo non è facile, certo, però siamo felici se, come Gesù, anche noi prendiamo la decisione di metterci in cammino con Lui verso Gerusalemme. È importante che la nostra decisione sia la sua decisione, sia cioè partecipazione e attuazione della sua missione. Il cristiano non è uno che imita Gesù, non è uno che scimmiotta Gesù.
Il cristiano è la presenza di Gesù che salva. E allora possiamo dire di camminare con Gesù se rendiamo possibile l'incontro con Lui. Che cosa fa Gesù nel Vangelo? Mandò messaggeri davanti a sé. E ancora una volta è Lui a ricordarci che la misura della vita cristiana è la missione di cui siamo investiti. Ma possiamo dire un'altra cosa, che essere felici, anche se non è sempre facile, non si traduce nell'imporre a tutti la scelta della fede. E quindi non è nostro compito condannare chi non accoglie il Signore. Nostro compito è preparare l'incontro con Lui, portare la Sua presenza, rendere possibile la relazione con Lui. Non tocca a noi stabilire chi appartiene o non appartiene al Signore. Ma dobbiamo dire un'altra cosa: essere felici non è il risultato di come noi abbiamo scelto di seguire Gesù. Gesù ci ricorda che le sue scelte, il suo stile, non sono determinati da quello che è uno slancio, il nostro slancio. A volte noi viviamo una fede che è fondata su delle esperienze emozionanti. Gesù spegne subito le emozioni. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ancora, essere felici non ammette ritardi, neppure dinanzi agli affetti più cari. Il regno di Dio e le sue esigenze possono condurre anche molto lontano dai legami che ci devono comunque vedere pieni di gratitudine e di riconoscenza. Gesù ci dice: va e annuncia. Tutto passa in secondo piano se si coglie la chiamata di Gesù e l'urgenza della missione. Ancora, essere felici non permette di rassegnarci a delle scelte fatte a metà, un poco sì, un poco no. Perché non ci sono spazi neutri dove salvare rapporti affettivi e appaganti che spesso, ahimè, vengono assolutizzati dalla cultura attuale. Devi fare quello che ti senti. E il profeta Elia dice a Eliseo: sai bene che cosa ho fatto di te. Al di là che Eliseo si senta o meno portato a questo. E allora concludiamo. Il modo paradossale e non incline al compromesso con cui Gesù si rivolge a ciascuno di noi ci porta a considerare che la conversione non è mai un fatto scontato. E non è mai una meta raggiunta una volta per sempre. Si tratta di rimanere in cammino verso Gerusalemme, preparando la sua missione secondo il suo stile. Cari amici, buona domenica a tutti voi.